Bentornato nel mio canale, buona giornata. Dobbiamo rispettare tutto ciò che ci arriva e riceverlo con naturalezza. Oggi è mercoledì 26 maggio 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Ingorghi da perderci ora. Non dipende da voi, sempre puntuali e precisi, se stasera vi ritrovate impantanati in un ingorgo in tangenziale, col rischio di perdervi un appuntamento a cui tenete moltissimo. Peggio ancora l'ultima puntata della vostra fiction preferita. Stessa sorte anche per chi rientra in treno o in aereo, dopo un viaggio di lavoro fruttuoso ma stressante. Complice la stanchezza e l'opposizione Luna-Urano, tutto vi innervosisce, non sopportate le chiacchiere e se qualcuno vi pesta i piedi non esitate a dirgliene quattro. Sconsigliata la vita sociale. Con una stanchezza così abissale, non siete dell'umore giusto per divertirvi con gli altri, meglio intrattenervi con un thriller, identificandovi con l'assassino, utile per scaricare la collera, provare per credere. La coppia si distingue per la forte incertezza o nei sentimenti o nelle capacità di esprimere l'amore. In questo modo nascono solo incomprensioni e tensioni che potrebbero anche sfociare in una rottura. Uno dei due partner potrebbe essere inaffidabile. Non scoraggiatevi. La situazione può essere ancora recuperata. Basta solo un po' di forza di volontà. Oggi non è il caso di arrendervi anche di fronte a piccole situazioni che si riveleranno negative, il vostro ottimismo deve prendere il sopravvento. Non fatevi trascinare in discussioni sterili e polemiche. Buone nuove per l'amore per i nati tra il venerdì e la domenica nella fascia di orario compresa tra le 15 e le 22. Per gli altri nessuna sostanziale novità tranne che un acuto senso di intuizione che vi potrebbe aiutare a risolvere qualche problema sentimentale. Cercate di organizzare questa giornata per il meglio e in modo più accurato possibile. Contrattempi in agguato potrebbero rendervi difficili le cose più facili. Oggi particolare noie con elettrodomestici, cellulari e computer, particolarmente i nati di domenica potranno avere anche seri problemi con apparati elettronici. Se state ristrutturando casa potreste avere dei problemi con l'impresa e gli operai, soprattutto con idraulici ed elettricisti. Oggi è un giorno ideale per riprogrammare i lavori e magari chiedere una maggiore precisione sul lavoro. È un vostro diritto. Buone speranze per risolvere una questione che vi sta a cuore. Occhio alla posta e al telefono, notizie in arrivo. Se siete in conflitto con il vostro partner correte subito a chiarire dei malintesi o qualche discussione che vi ha visti intolleranti e irremovibili. Potrebbe infatti scavare nel profondo del vostro rapporto. Buone nuove in arrivo, oggi vi sentirete in massima parte attivi e mossi da una forza nuova. Buona l'energia creativa per artisti e musicisti. Non siate distratte e approssimative sul lavoro. Non bisogna mai demoralizzarsi, perché una via di uscita ci è sempre. Se avete bisogno di controllare maggiormente le persone che vi sono vicine, partner, figli, colleghi eccetera, cercate di non esagerare con le pressioni, altrimenti otterrete l'effetto contrario, ossia si allontaneranno da voi. Dipende dalla vostra resistenza fisica e mentale il mantenimento di un certo equilibrio nella coppia. Un gruppo di pianeti vivaci e positivi rispetto al vostro segno vi colora questo nuovo giorno di piena primavera. La Luna è nell'amico Scorpione, amplificando la sensibilità, l'intuito, l'amore per le belle cose di cui amerete circondarvi. Il rapporto con l'ambiente è affettuoso, in famiglia siete il centro di scambi, confidenze, situazioni di raccordo tra parenti, conviventi e conoscenti. Se avete a che fare con animali domestici vivrete oggi un momento di particolare soddisfazione che nasce dall'affinità tra di voi e i vostri piccoli amici. La situazione generale invita alla prudenza, con Pesci o Gemelli potrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante rivedere alcuni conti, ci sono stati un po' di problemi di recente. Mantenete la calma e ragionate secondo coscienza, senza farvi prendere dalla fretta o dall'ansia. I nati sotto il segno della Vergine dovrebbero essere un po' prudenti in amore, soprattutto se hanno a che fare con qualcuno dei Pesci o dei Gemelli. Sul lavoro è importante rivedere i propri conti. Avete grandi piani per questa giornata, quindi dovrete iniziare molto presto a darvi da fare.
La fatica non vi spaventa, ciò che vi rende un pochino più lenti, sono le chiacchiere, nelle quali vi perdete spesso. Provando a organizzarvi meglio e a lasciare da parte la vostra curiosità, sarete più celeri e molto più efficienti. Ciò che vi si richiede è nelle vostre capacità, quindi non mancherete l'obiettivo. Contrariati da una vecchia conoscenza, Nettuno all'opposizione, in compenso a farvi buon gioco provvedono la Luna e Urano. Tra di loro si scornano, ma nei vostri confronti si dimostrano ugualmente zelanti e amichevoli. A fare da mediatori Marte e Plutone, anch'essi conflittuali a vicenda, ma non nei vostri confronti. Pesante il lavoro con Saturno in sesta casa, ma zelo e senso del dover non vengono mai meno, neppure quanto vi sentite spappolati. Amore ed Eros, poche parole con il partner, siete in vena di chiarimenti ma non è detto che le frasi contribuiscano a sgombrare il rapporto dalla nebbia o dalle nuvole gonfie di pioggia, bisognerebbe saper scegliere quelle giuste, che vanno a segno senza creare ulteriore confusione, per quanto vi riguarda ce n'è già abbastanza. Tutto quello che devi fare oggi per impressionare qualcuno è essere assolutamente te stesso. Non c'è bisogno di trattenersi. Puoi raccontare tutte le tue peggiori barzellette e dire tutte quelle cose che non si dovrebbe dire. Siete pronti per una stagione di successi amorosi senza precedenti? La Luna vi sta predisponendo il terreno ideale per appassionanti scorribande amorose. Marte vi dona il carburante necessario per ottenere oggi il massimo tra le lenzuola. Lavoro e denaro, business è la parola chiave della giornata. Col vostro fiuto da volponi ve la cavate a meraviglia. Il vero problema non è l'ambiente, piuttosto l'interlocutore, convinto di potervi confondere buttando fumo. Poveretto, credi di avere a che fare con Cappuccetto Rosso, probabilmente non ha ancora assaggiato il vostro canino. I liberi professionisti riusciranno a trarre dei grandi vantaggi da una situazione che ritenevano conclusa e persa e le entrate economiche aumenteranno in maniera consistente in questo periodo. Ottimo periodo per lo spirito infaticabile, ogni attività che farete si rivelerà fruttuosa. In particolare se siete nati dal 15 al 18 settembre godrete in letizia dei risultati ottenuti nel presente e sapete intimamente che il meglio deve ancora venire. Fatta esperienza di favori planetari incostanti, a volte generosi o a volte addirittura avari, sapete adesso predisporvi, in modo equilibrato, a quel che il cielo, stavolta, si aspetterà da voi. La vostra creatività, si tratti di ingegno, abilità manuale, intellettuale o artistica, sarà magnificata dal potente Plutone. Benessere, l'energia psicofisica è forte e l'adattamento all'ambiente è più che buono, il problema sono gli allergeni e ogni anno ne salta fuori sempre qualcuno di nuovo. Su questo fronte l'omeopatia può darvi un aiuto sostanziale, in erboristeria sempre valida la tintura di ribes rosso. Intanto proteggetevi con un buon amuleto, consigliato sia contro le contaminazioni fisiche che psichiche, un'ossidiana portata al collo con un cordoncino lungo abbastanza da farla appoggiare sul plesso solare. Se volete scaricare il nervosismo intensificate la pratica sportiva. Le stelle vi consigliano di effettuare una visita oculistica. Nulla di grave, si tratta di controlli che da tanto avete rimandato. Per lei, doloretti articolari e stati infiammatori, irritante anche il raffreddore allergico, ultimi strascichi delle graminacee fino a fine mese. Ci siete ancora dentro. Per lui, fumata nera in sede di esami universitari o colloqui di selezione, forse siete sfortunati o più semplicemente impreparati. Colore delle emozioni, rosso mattone barometro dell'umore, coperto pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.